bentornati in questo suonatissimo video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati ovviamente nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti la mia banda suona il rock. Un brano meraviglioso che sembra facile ma ahimè nasconde qualche insidia che ora vedremo subito. Prima di partire però ti invito a cliccare sul bottone di iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, ovviamente così puoi essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial che pubblichiamo, non solo di chitarra ma anche di pianoforte e anche di ukulele. A te non costa assolutamente nulla, ovviamente se ti piace il canale, se ti piacciono i contenuti, a noi invece ci aiuta a crescere, a fare video sempre più, stavo per dire più migliori, ma mi sono ricordato che non si può dire, quindi video di qualità maggiore. La smetto di dire stupidate e continuiamo con il video. Partiamo con l'intro, il brano è in La minore. Gli accordi dell'intro e della strofa sono solamente tre: La minore, Sol e Mi minore. La ritmica però non è proprio così scontata e ti consiglio all'inizio di farla lentamente e provare a fare una cosa di questo tipo. Tripo, one, two, tripo, one, two, tripo. Mi raccomando, cerca di avere questo feeling con la mano, quindi una volta che prendi questa suddivisione ritmica, tacca, 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 in sedicesimi ovviamente. Dicevo, una volta che prendi questa suddivisione ritmica, fai un colpo in più, fai un colpo in meno, cambia poco. L'importante sono, ecco, anche gli accenti, quindi pa, pa, pu, pa, ti, ti, ta, pu, pa, ti, pa, pu, pa. Sentiamolo con un accordo. Una volta che hai capito bene questa ritmica e riesci a tenerla per un pochino di tempo senza introppettarti, come si dice in italiano, ricordati che il secondo accordo sarà sempre anticipato, sempre in levare, quindi facciamo lentamente un attimino un focus tra il La minore e il Sol, vediamo. Senti com'è anticipato il Sol. Se ce la fai aggiungi anche un hammer on con il dito 1 per fare un po' il richiamo della chitarra elettrica. Quindi sentiamo tutto questo intro. E comincia il cantato. Prima di proseguire però, visto che stiamo parlando dell'intro, ti faccio anche sentire come fa la parte di chitarra elettrica. Cambio. Voilà, molto semplicemente una bella Stratocaster all'interno di un Fender Pro Reverb, semplice semplice, senza reverbero e con un bel compressore. Selettore in seconda posizione, quindi faccio andare sia il pickup centrale che il pickup al manico e gli accordi sono La minore preso al 12° tasto, quindi in forma proprio di La minore, Sol maggiore e Mi minore. Ti consiglio però di guardare questa tablatura che fra poco comparirà sotto di me, dove ci sono scritte tutte le notine singole e anche perfino il tempo. Quindi cominciamo con un bel hammer on, barré al 12° tasto e aggiungo le altre tre dita. Accordo di Sol maggiore. Due scrac crac a vuoto. Successivamente mi sposto sulla forma, diciamo, dell'accordo di Mi minore, ma senza suonare l'accordo di Mi minore. Sfrutto un pochino questa sua pentatonica e le note chiave dell'accordo. Quindi La, Si, Re, Re, Mi. Tengo il dito 3 sul Mi e aggiungo di nuovo l'accordo di La minore. Quindi sentiamolo tutto un po' lentamente. Ritmica è valida sia per l'intro sia in realtà per tutta la strofa, la chitarra fa sempre una cosa più o meno di questo tipo sotto. Intro! Magari con la stessa ritmica poi nella strofa ti puoi spostare in un registro più basso, anche perché qua i tasti sono un po' strettini e ogni tanto può essere che ti scappi la nota svizzera. Un esempio potrebbe essere prendere La minore così, il Sol così, il Mi minore e il La minore. E potrebbe venire una cosa di questo tipo, io sul La minore ogni tanto sarà possibile, anzi molto probabile, che userò questo hammer on con il terzo dito sulla quarta corda. L'intro.
importante è non perdere il tempo e riuscire ad avere anche con la chitarra elettrica una bella scansione dei sedicesimi di base. Piccola parentesi elettrica chiusa, torniamo a noi e partiamo quindi con la strofa. Attenzione che la strofa comincia con una pausa. Cioè il primo accordo di La minore c'è, ma non si suona. Quindi la mia banda suona rock e qua non succede niente e parto direttamente dall'accordo di Sol. E si ripete così per due volte. Adesso te lo faccio sentire, ma prima ti ripeto anche che la ritmica praticamente non subisce cambiamenti. La mia banda suona rock e tutto il resto all'occorre. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza è un rock. Con lo stop. Bambino, soltanto un po' latino. È una musica che è speranza, è una musica che è pazienza. Attenzione su questa pazienza, anziché esserci lo stop come c'è stato poco fa, ci sono tutti accenti sul levare. Quindi 1, 2, 3, 4. Parto di nuovo dal Sol maggiore. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come il treno che è passato con un carico di tu. Eravamo alla stazione, sì, ma insomma poi la strofa continua e vi risparmio la mia penosissima interpretazione, grazie. Arriviamo quindi al ritornello, gli accordi sono Do maggiore, volendo, anzi io penso che preferirò fare un Do basso Sol perché ho un po' più di riempimento sulle basse, ma insomma l'accordo sarebbe proprio Do maggiore, Sol maggiore, Mi minore e La minore. Ma una sua chimera e non svegliatevi, non ancora e non fermatevi, per favore. Mia banda suona il rock e riprendo quindi dalla strofa. Se vuoi cambiare un pochino la ritmica, magari nella strofa per asciugarla un pochino e non usare sempre questi accordi in prima posizione che riempiono decisamente di più rispetto a degli accordi con il barretto, ti consiglio di fare una cosa di questo tipo. Quindi puoi prendere un La minore qua al quinto tasto con il barretto in forma di Mi minore, il Sol maggiore al terzo tasto e il Mi minore al settimo tasto. Prima te la farò sentire lenta lenta e mano a mano la porterò sempre più veloce. Sempre con il secondo accordo anticipato, mi raccomando. Segui di nuovo un'altra strofa, un altro ritornello, uno strumentale e alla fine di questo strumentale c'è una modulazione interessantissima e anche si può dire un po'... No, quello che avevo in mente non si può dire, un po' antipatica, ecco, diciamola così. E infatti dalla nostra progressione dell'intro, della strofa, anche della parte strumentale, quindi La minore, Sol, Mi minore, La minore, passeremo un semitono più in alto e andremo in Si bemolle minore. Quindi gli accordi saranno Si bemolle minore, La bemolle, Fa minore e Si bemolle minore. Insomma poi prendilo qua al primo tasto in forma di La minore o qua al sesto tasto in forma di Mi minore, cambia praticamente nulla. Prima di questa modulazione però c'è un accordo di La bemolle che ci aiuta, se non altro, un pochino di più con l'intonazione e con la voce. La mia banda suona rock ed è un'eterna partenza e quindi vado in Si bemolle minore. Ovviamente la ritmica rimane sempre la stessa, invariata. La mia banda suona rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene a onde media, modulazione di frequenza ed è un rock bambino. Soltanto un po', insomma, continua poi uguale. Giusto, per dovere di cronaca, ti faccio vedere anche come prendo gli accordi in questa nuova tonalità, quindi Re bemolle. Lo prenderò in forma di Do, La bemolle, Fa minore e Si bemolle minore. E non svegliatevi, non ancora e non fermatevi. E con questo giro del ritornello sfuma praticamente il brano e dichiaro anche concluso il video tutorial. Volevo provare anch'io a sfumare, ma penso che non ce la farò perché no, non ce la faccio. Dichiaro concluso questo video tutorial, che pagliaccio che sono.
Spero che questo video contenuto ti sia piaciuto, se è stato così lasciaci un bel pollice all'insù e qualche commentino carino, non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, mi raccomando, perché vi vedo che siete in tanti che guardate i video ma non siete iscritti al canale, eh? Ti invito anche a curiosare nel video tutorial di pianoforte, c'è spiegata tutta la parte di pianoforte ovviamente, se no non sarebbe stato un video tutorial di pianoforte, eh? E noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial, ma di Accordi e Spartiti. Ciao!